nuovo il metro e Melandri lo sfila all'interno con molta pulizia. Intanto Lorenzo sta sempre facendo davvero fatica ad attaccare Nicky Hayden. Lorenzo è arrivato su Hayden molto rapidamente, ma adesso fatica un po' a passarlo, mentre Casey Stoner lì davanti sta davvero scappando via. Guardate anche cosa va Dovi. Dovizioso ha saltato prima, intanto di nuovo Rossi su Melandri. Dovi ha saltato e Rossi fa fatica, molta, perché Randy De Punier per terra. Randy De Punier per terra, viene soccorso immediatamente. Sai? È probabile, sì, purtroppo sì, gran botta per terra. Al collo, ci picchia, ragazzi. De Punier. Difatti era quasi, sembrava semi privo di sensi. Sì, non era nella condizione migliore in cui l'abbiamo visto, Randy piuttosto intontito dalla botta. Dicevamo, anche Dovizioso sta riguadagnando posizioni rapidissimamente, perché ha saltato prima Capirossi, poi Elias con molta facilità, e adesso sembra addirittura potersi avvicinare a Pedrosa. Mentre Marco Melandri, che quando piove vede la sua Yate rinascere, sta facendo una gran gara. In questo momento è tra le due Yamaha, alle spalle di Lorenzo e davanti a Valentino Rossi. Rossi, che in questi primi due giri, Max, è stato particolarmente abbottonato, difficile capire se sia a disagio o se invece sia solo prudente, lui non può finire per terra. Ma sai, Giulio, io credo che qui le Yamaha un piccolo problemino ce l'abbiano fino a questo momento, perché Rossi e Lorenzo... Intanto Melandri ha attaccato Lorenzo, che però risponde. Rossi e Lorenzo sono attardati per motivi diversi, ma soprattutto Edwards è quindicesimo, con Toseland ultimo, per cui un minimo di difficoltà le Yamaha la stanno incontrando. Eh sì, sembra di sì, intanto Rossi si avvicina in frenata a Melandri, che rimane alle spalle di Lorenzo, e stiamo a vedere, è una gara difficile per tutte e due le Yamaha, lo è in particolare per Valentino Rossi, che sarebbe comunque campione con Lorenzo.